La vera sfida per il futuro del fotovoltaico non sarà tanto produrre più energia, ma gestirla nel modo migliore. Ciao a tutti e bentornati su AndreaPiccinelli.net. Oggi sfrutterò il contenuto di queste due scatole per raccontarvi le tre evoluzioni del fotovoltaico fino ad oggi e riflettere con voi sulla crescente importanza che sta assumendo il come viene utilizzata l'energia prodotta dal fotovoltaico e come il mercato sta affrontando questa sfida. Prima di tutto però, unboxing. Allora, sembra lui, sembra quello dell'altra volta, ma non lo è, lo dice anche il peso. Ammetto che quello dell'altra volta era un inverter dummy, un inverter con solo elettronica, senza l'elettronica di potenza, quindi senza la maggior parte del peso. Questo invece è un inverter completo ed è, per l'esattezza, un Costal Plenticore MPG3. Nella scatola ci sono i connettori, la dima per fare i buchi, guida rapida, istruzioni per il cablaggio, i connettori l'ho già detto, altri connettori e la staffa. Allora, Costal Plenticore MPG3, questo è il fratello minore monofase, ecco perché ha la sigla MP, del Plenticore G3 che abbiamo visto nella recensione in questo video, che vi invito a riguardare per tutti gli approfondimenti sul tema Plenticoin e varie possibilità di implementazione. È ospite speciale del video di oggi perché è appena stato lanciato da Costal, quindi la versione monofase del Plenticore G3 verrà presentata poi ufficialmente in fiera. Vado ad aprire però anche l'altro pacco che mi ha mandato Costal, perché fa sempre parte del tema del video di oggi. Ecco qua il Costal Backup Switch, che è lo switch che permette di utilizzare il Costal Plenticore in funzione backup. Vedete, c'è la selezione da rete a funzione backup. Qua è tutto a zero, nel senso che c'è il momento in cui c'è la disconnessione. E così l'inverter funziona in full backup. Comunque, perché vi dico che anche questo switch c'entra con il tema di oggi? Lo scoprirete fra poco. Pronti per la puntata di Quark fotovoltaico? Dagli albori del fotovoltaico l'uso classico è stato: produco, autoconsumo istantaneamente, quello che non consumo lo metto in rete, ok? Produco 3, consumo 1, vendo 2. Facile, lineare. Per questa modalità andava benissimo la configurazione base del Plenticore G3, monofase o trifase non importa, cioè l'inverter di stringa puro, senza accumulo, senza niente. Che è successo negli anni? Ci si è resi conto che avere a disposizione l'energia del fotovoltaico solo istantaneamente è un po' uno spreco, soprattutto per le famiglie che sono fuori tutto il giorno, e anche che una rete elettrica estremamente meteoropatica non è proprio il massimo. Ne abbiamo parlato ampiamente in questo video. Ecco perché al secondo stadio evolutivo del fotovoltaico sono arrivati i sistemi di accumulo. Sistemi di accumulo che simboleggerò con questo mini accumulo BYD che idealmente collegheremo all'inverter. Questo inverter, il Plenticore G3, è un ottimo alleato per spiegare questa evoluzione, perché da inverter di stringa normale può diventare un inverter ibrido con varie capacità in più, tra cui anche il full backup, e quindi aggiungiamo anche il backup. Bene, con l'accumulo a livello 2 abbiamo risolto il problema dei consumi serali delle abitazioni. Con un pacco batteria abbastanza grande riusciamo a mettere da parte l'energia che ci serve per non prelevare dalla rete nelle ore di buio. Resta però l'altro problema, quello della rete, per la quale l'accumulo, che a noi basta tutta la notte, come è evidente dalla nostra rappresentazione, è troppo piccolo. Ve ne ho parlato a fine dicembre. La rete elettrica è un sistema enorme che si aggiorna troppo lentamente e sta arrivando in sempre più zone ad esaurire la disponibilità di energia in immissione che può gestire. Per risolvere non il problema sera, ma il problema rete, il vostro accumulo non dovrebbe essere dimensionato su quel che vi serve la sera, ma dovrebbe essere abbastanza grande per immagazzinare tutta l'energia prodotta di giorno, perché il punto è che non dovreste immettere energia in rete. Sempre più spesso mi capita di sentire impianti che devono essere collegati a emissioni zero. In quel caso ogni kilowattora che non viene autoconsumato o immagazzinato nelle batterie è un kilowattora perso, perché non può essere prodotto da
dall'impianto, cioè l'impianto si ferma quando le batterie sono cariche e l'utenza non ha bisogno di consumare. Con l'obbligo di emissioni zero, un impianto, quello che abbiamo definito il livello 1, funzionerà solo ed esclusivamente di giorno e solo quando avrete qualcosa che consuma energia. Invece un impianto con le batterie a livello 2, diciamo, funzionerà finché le batterie non sono cariche e poi si fermerà finché non consumerete un po' di energia. E voi direte, vabbè, aumento l'accumulo. Sì, anche quella potrebbe essere una soluzione, ma dovreste riempire il garage di batterie, perché il vostro accumulo, per essere efficace su questo problema, dovrebbe essere nell'ordine dei 1000 kWh, perché dovrebbe essere il volano elettrico annuale della vostra fornitura. Ovviamente non ha senso per un'abitazione pensare a un accumulo da 1 MWh, perciò questo scenario ci porta alla necessità di un terzo livello di sviluppo del fotovoltaico, un livello che accetta i limiti fisici dei pannelli, inverter e accumuli e va invece a lavorare su qualcosa che teoricamente è illimitato, che sono le logiche di funzionamento. Il potenziale inespresso del fotovoltaico e terzo livello di evoluzione è sicuramente qui, nei dati, nel controllo della produzione e dei consumi e nelle possibilità di coordinamento. Le tecnologie di controllo per sincronizzare i carichi e l'impianto fotovoltaico sono ad oggi l'unico modo per sopperire, almeno parzialmente, alla situazione, speriamo temporanea, di inadeguatezza della rete elettrica. Migliorando il come e il quando l'energia del fotovoltaico viene prodotta e autoconsumata non risolverà i problemi di bilanciamento della rete, ma sicuramente aiuterà a contenere i danni, permettendo agli impianti nelle zone sature di ridurre al minimo possibile i blocchi per sovrabbondanza di energia. Anche al di là dei casi al momento eccezionali in cui si è obbligati a zero emissioni, la stessa cosa vale per i problemi di sovratensione che abbiamo visto nelle ultime estati. Anche quelli sono dovuti ad eccessi di energia in emissione che un uso sincronizzato dell'energia prodotta potrebbe, non dico evitare, ma almeno ridurre. Guarda caso, proprio soluzioni per ottimizzare l'uso dell'energia prodotta saranno il tema delle mie giornate in fiera di quest'anno. Vi ricordo infatti che il 5, 6 e 7 marzo a Rimini ci sarà il Key Energy Transition Expo. Io sono in fiera, se mi volete cercare, mercoledì e giovedì. Vi invito tra gli altri a visitare lo stand di Costal per scoprire tutta la famiglia Plentico G3, monofase e trifase, che è davvero un concetto di inverter nuovo e interessante. A tal proposito vi invito a vedere l'ultima recensione che ho fatto sul modello trifase, o se volete un assaggio di quello che è il Key 2025 potete guardare la playlist dell'anno scorso. Grazie come sempre per la vostra attenzione, appuntamento al prossimo video, un saluto da andreapiccinelli.net.